Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi. Il sociale sui social e non solo. A cura della redazione di News Rimini e Rimini Social. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con Io ne ho lette cose, la nostra rassegna stampa dedicata al mondo del sociale. Oggi nel suo appuntamento del sabato mattina, quindi dedicato in particolare al mondo delle associazioni, puntata realizzata grazie alla collaborazione della redazione del Centro di Servizi per il Volontariato Volontà Romagna. E allora questa mattina qui su Icaro TV e su Radio Icaro cominciamo subito a parlare di un progetto che si chiama Ecoprotettori, e di questo boom Ecoprotettori Amici per la Terra, un progetto che coinvolge i ragazzi dai 5 ai 12 anni, ne parliamo con un ospite con cui stiamo cercando in questo momento di metterci in contatto. Vedo dall'altra parte del vetro il nostro regista Matteo Munaretto che mi fa segno che ci siamo. Ne parliamo con Sabrina Zanetti. Ciao Sabrina, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao. Grazie per essere qui con noi. Chi sono gli ecoprotettori, gli Amici per la Terra? Allora, il nostro è un progetto che intende lavorare con i ragazzini che nei pomeriggi frequentano centri di aiuto per compiti, ma anche centri musicali, quindi poter portare le nuove generazioni a avere consapevolezza di quelle che sono le problematiche che riguardano la parte ecologica, la parte dei rischi che il pianeta sta correndo, e poter fare in modo che un domani siano loro a promuovere pratiche più sane di salvaguardia del nostro pianeta è obiettivo di questo nostro progetto. E come si articola? Quali sono, diciamo, un po' le azioni, gli spunti anche che affronterete con i ragazzi? Allora, intanto faccio una premessa: siamo una serie di associazioni che appunto operano in ogni caso nella didattica con i ragazzi, e abbiamo suddiviso l'attività in una parte di formativa e di informazione, poi una parte di produzione di outcomes, quindi di prodotti che i ragazzi realizzeranno autonomamente con l'aiuto anche di esperti. Che cosa significa fare informazione? Abbiamo coinvolto realtà del territorio che sono, diciamo, per loro stessa natura esperte e raccontano quelle che sono le problematiche che il nostro territorio sta vivendo, dal WWF all'Umana Dimore, ma tante altre, che si sono rese disponibili a fare degli incontri con, all'interno appunto delle sedi delle associazioni, con i ragazzi, per fare un racconto di che cosa sta succedendo al nostro mondo. Fra l'altro l'ultima alluvione ha segnato molto tutte le nostre giovani generazioni, l'hanno vissuta con ansia e con preoccupazione, quindi siamo arrivati anche in un momento in cui parlare di questi argomenti ha avuto, sfortunatamente, ma un terreno fertile per un'attenzione che già i ragazzi avevano. Quindi dopo un primo giro di incontri in cui i ragazzi hanno potuto scambiare, fare domande, che si parlasse di mare, che si parlasse di fiumi, che si parlasse di alberi, di aria, di immondizie, insomma tutto quello che, diciamo, ha a che fare con l'ambiente, ok? Con l'ambiente hanno potuto fare domande e confrontarsi. Poi abbiamo ideato una serie di azioni in cui loro possono diventare comunicatori di queste loro visioni del mondo future, e per cui realizzeremo con l'aiuto di esperti faremo far loro dei fumetti, dei cartoni animati, dei radiodrammi e delle composizioni musicali che andranno a produrre contenuti che poi abbiamo intenzione di mostrare al pubblico. E quindi all'interno di questo anno di lavoro abbiamo già iniziato a produrre e a fare gli incontri, quindi di qui a luglio andremo a produrre questi documenti, questi piccoli filmati, queste loro produzioni, per poi dargli un palcoscenico che è quello del Festival Cartoon Club
che avrà luogo a luglio e che dedicherà una giornata intera a mostrare ciò che è stato il risultato di questo nostro percorso. Quindi ecco, sarà possibile anche per tutti noi, per la cittadinanza, vedere in che modo poi i ragazzi hanno affrontato questi temi. Assolutamente, la nostra ipotesi è che attraverso una comunicazione tra pari, quindi quella che insomma, in gergo viene chiamata anche peer education, ci sia un passaggio di informazioni e di comunicazione tra i ragazzi stessi, che poi tra di loro ne parleranno, potranno portare a vedere questo materiale anche all'interno delle loro scuole, dei loro amici, delle famiglie, ma anche avere una occasione pubblica nella quale appunto mostrare sul grande schermo, mostrare nelle serate, che sono anche serate divertenti, in cui la gente comunque gira, viaggia a Rimini, insomma le serate estive, come sai, sono ben note, certo. Ma anche instillare così una goccia di interesse rispetto a quelle che sono proprio le aspettative che le nostre generazioni future hanno. Sono loro che esisteranno nel nostro pianeta, al quale resterà fra l'altro un pianeta anche poco un po' compromesso, diciamo momento. Così. Esatto, sì. Esatto. Sabrina, immagino che i laboratori a cui possono partecipare i ragazzi siano gratuiti. È tutto gratuito. Abbiamo nelle nostre realtà partner di questo progetto con le ali di Chiara, l'associazione Quattro Quarti, l'Istituto per la Famiglia, la Tana Libera Tutti di Nova Feltria, 2000 Giovani di Bellario, insomma, quindi abbiamo realtà che già operavano in maniera gratuita, insomma, nelle loro esperienze. E certamente il nostro è un progetto anche che ha un piccolo sostegno dalla Regione Emilia-Romagna, e quindi tutto quello che noi andiamo a fare è assolutamente gratuito per i ragazzi. Sabrina, grazie mille per averci raccontato questo bel progetto. A questo punto rimaniamo in attesa del prossimo Cartoon Club per poi poter vedere assieme come i ragazzi vedono il tema dell'ambiente e come lo comunicano ai loro coetanei e anche a tutta la cittadinanza. Esattamente, noi saremo felici di ospitarvi davanti ai nostri schermi e di dare un palco proprio ai ragazzi che comunque presenteranno i loro lavori. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Continuiamo adesso con rilanciando alcuni appuntamenti delle associazioni in questo periodo natalizio particolarmente ricco, cominciando proprio da un'associazione appena citata anche da Sabrina Zanetti, che è Con le ali di Chiara, che ricordiamo ha tenuto aperto per tutta la settimana un temporary shop in via Sigismondo 53 a Rimini, Natale solidale, proprio con l'idea di proporre tante idee, regalo, artigianato e altro materiale. Ovviamente i fondi raccolti con la vendita di questi prodotti saranno riutilizzati per i tanti servizi portati avanti proprio dall'associazione. Il mercatino è cominciato lo scorso 8 dicembre e andrà avanti fino a domani, domenica 17, tra la mattina dalle 9.30 e le 12.30 e il pomeriggio tra le 15.30 e le 19.30. Un altro appuntamento che invece riguarda la serata di questa sera è il concerto Natale del Natale nel Mondo, organizzato dall'Associazione Crisalide, alle 21 presso la chiesa di San Giovanni Battista in via 27 settembre 87 a Rimini. Si esibirà il gruppo corale e strumentale Laura Benizzi, che sarà diretto dal maestro Pietro Ceccarelli. L'ingresso è libero e la serata appunto è organizzata dall'Associazione Crisalide in collaborazione con Aerco, gruppo corale e strumentale Laura Benizzi, Wisp Sport per tutti e poi Rimini, il capodanno più lungo del mondo. Ancora vediamo un altro paio di eventi prima di prenderci una breve pausa musicale. Parliamo di Winter Camp, la nuova avventura proposta ai giovani dai 12 anni da Ippogrifo. Dal 3 al 5 gennaio 2024 sarà costruito un campo presso l'agriturismo Case Mori a Rimini in via Montelabate 9 per un'immersione nella natura, 3 giorni di avventure e attività appunto all'aperto. Ancora un altro appuntamento, un laboratorio sociale
a Bellari e Igea Marina per tutti, promosso da Anteas ODV Rimini, oltre la ricerca e Fondazione ISAL, grazie al progetto Captare segnali di fragilità. Lo sportello si trova in via Ovidio 99 a Bellaria Igea Marina, aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11. L'obiettivo è contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita e diffondere la cultura e la pratica della solidarietà alle persone fragili. Queste le attività dell'ambulatorio sociale di cui abbiamo appena parlato. Adesso ci prendiamo una breve pausa musicale, poi torniamo qui negli studi di Radio Icaro e Icaro TV per la seconda parte della puntata di Io ne ho lette cose. A tra poco. Now, the mist across the window hides the lights, but nothing hides the color of the lights that shine. Electricity so fine, look and dry your eyes. Darkness in our lives, with no more angry words to say can come alive. Just get into the car and drive to the other side.
Stepping Out di Trevor Horn insieme a Seal, abbiamo appena ascoltato qui su Radio Icaro, Icaro TV, e adesso riprendiamo a parlare di associazioni, associazionismo. Siamo nella seconda parte di Io ne ho lette cose, puntata di sabato 16 dicembre. Abbiamo in collegamento al telefono Massimo Signani per parlare di un altro progetto di rete, come quello che abbiamo sentito prima, di cui ci ha parlato Sabrina Zanetti, quindi un progetto che coinvolge più associazioni. Questa volta il tema è fare rete contro le solitudini. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno a lei e anche agli ascoltatori. Grazie. Ti chiedo se ci racconti un po' qual è l'obiettivo, il fine di questo progetto, come nasce e quali sono anche le associazioni che ne fanno parte. Certamente, il titolo dice già molto: fare rete contro le solitudini. È un progetto che mira a combattere, tra virgolette, quel fenomeno che viene definito solitudine involontaria, che è quel tipo di solitudine molto diffusa, molto più di quanto generalmente non si pensi, che riguarda soprattutto le persone anziane, che trascorrono gran parte del loro tempo chiuse in casa o nelle RSA di residenza assistenziale, con in genere, salvo delle ottime eccezioni, poche interazioni con il mondo esterno. Riguarda appunto sicuramente quindi le persone anziane, ovviamente la popolazione carceraria, che è un sottinsieme di questo gruppo, ma anche quelle persone sofferenti di disturbi mentali, che in genere vengono messe ai margini e colpite da molti pregiudizi. Sette associazioni coordinate dall'Arci di Ravenna, uh-huh, e tra un attimo citerò i nomi, ci tengo a citarle, certo, in una, si sono hanno aderito a un progetto a seguito di un bando che la Regione Emilia Romagna ha emesso alla fine dello scorso anno, e con il patrocinio del Comune di Ravenna hanno messo in piedi tutta una serie di iniziative che mirano appunto a fare compagnia, a combattere questa solitudine a due livelli, diciamo. Il primo livello è naturalmente per gli associati delle stesse associazioni. Molte associazioni sono gruppi di persone con qualche tipo di sofferenza sociale o appunto di tipo mentale, mm-hmm, ma anche si rivolge a tutto il pubblico, a un pubblico che può partecipare, e nel partecipare a questi eventi in qualche misura rende fa compagnia alle persone che ho descritto. Okay. Le associazioni sono abbastanza diversificate, c'è appunto l'Arci che ha con la sua rete di associazioni coinvolge tantissime tipologie di enti, ma poi ci sono come protagoniste principali l'associazione tipo Porte Aperte, che è un'associazione di volontariato per la salute mentale, oppure il CESTA, che è un centro sperimentale per la tutela dell'habitat. Come vedi, due associazioni apparentemente molto diverse, ma entrambe mettono a disposizione la loro esperienza nel coinvolgere persone mentalmente fragili, organizzando vari tipi di eventi. In particolare CESTA porta a far vedere lo schiudersi delle uova delle tartarughe, quindi è una particolarità. Poi c'è il Comitato Cittadino Antidroga, un'altra associazione di volontariato, il Banco di Sant'Antonio e il Centro Sociale e Culturale Porta Nuova di Russi, che tutte si occupano prevalentemente di fragilità di tipo economico-sociale, quindi mettendo in campo una serie di iniziative, compresa questa, che servono non solo a combattere la solitudine, ma
anche con attività di supporto di tipo economico, organizzando generalmente momenti di convivialità, offrendo cene, pranzi in varie occasioni. Ed infine c'è l'associazione di cui io stesso faccio parte, che è il CTA, il Centro Turistico ACLI di Ravenna, che ha inteso organizzare una serie di eventi, complessivamente 20, 15 conferenze e 5 visite guidate, che su temi di tipo culturale turistico, diciamo, quindi Teodorico, le valli di Ravenna, il Passatore, e queste conferenze sono una specie di mini tournée. 5 sono già state tenute presso il carcere di Ravenna, altre 5, alcune delle carceri sono tenute, altre si terranno all'inizio dell'anno, altre si sono tenute presso una RSA sempre di Ravenna, e poi, diciamo, per arrivare alle 15 conferenze si girerà per una serie di centri sociali. A queste conferenze ovviamente si possono partecipare dal vivo i residenti delle varie siti che ho citato, ma collegandosi in rete oppure per quei siti, quindi escluso il carcere, sia per cui non c'è problema ad accedervi dall'esterno, possono partecipare dal vivo tutti coloro che sono interessati sia alla tematica sia all'iniziativa. Quindi Massimo, ecco, diciamo una rete per affrontare anche la solitudine da tanti punti di vista diversi, in modo da fornire proprio tantissime alternative. Mi sembra che siano davvero tanti gli eventi, le operazioni, gli appuntamenti proposti. Ecco, come ci si orienta? Dove si possono trovare anche un po' di informazioni riguardo proprio a tutte queste attività messe in campo? Allora, sì, sono molte le attività, anche perché poi, non l'ho detto ma è un aspetto importante, proprio l'eterogeneità, la diversità delle organizzazioni partecipanti fa sì anche che ci sia un interscambio tra di noi. Voglio dire, quando noi organizziamo, il CTA organizza una visita nelle valli, poi interviene il CESTA, che ha una competenza enorme in tutte le problematiche di tipo ambientale, quindi è proprio la rete, il termine rete, fare rete, è proprio molto ben utilizzato in questo caso, cioè non sono 7 sorelle che hanno deciso di fare ciascuno una cosa, ma li si fa assieme. Quindi dove si possono trovare queste informazioni? Sicuramente presso i siti di ciascuna delle organizzazioni, e poi, diciamo, il tutto viene organizzato dal Volontà Romagna, dal centro di servizi per il volontariato. Diciamo, l'iniziativa, questo ancora non l'ho detto, il bando, diciamo, è dell'anno scorso, ma l'iniziativa sta partendo adesso. Noi in alcuni casi abbiamo già iniziato a fare alcune di queste conferenze, ma il clou delle attività in generale, ok? È a partire dal 1 gennaio fino al novembre del 2024. Ok, quindi si articola su tutto l'anno del prossimo anno. Per tutto l'anno, perché il bando aveva copertura 2023, che però è stato speso soprattutto per l'organizzazione, okay, e il 2024, che sarà invece l'anno dello svolgimento. E dico questo per dire che anche su comunicati stampa e altro, quant'altro, incominceranno a circolare. Adesso il periodo di Natale non è più indicato, è già abbastanza pieno effettivamente l'anno nuovo per pubblicizzare, perché appunto è molto importante, più che in altre, ovviamente sono tutte attività non a fini di lucro, quindi quando si chiede la partecipazione del pubblico non è tanto quella di per un ritorno di tipo economico, ma proprio per dare sostanza al tema, no? Cioè fare comunità, rete contro la solitudine. Massimo,
Grazie davvero per averci raccontato questa bella iniziativa, quindi invitiamo anche tutti i nostri ascoltatori e telespettatori sul sito del Centro di Servizi per il Volontariato di Volontà Romagna per orientarsi tra la grande davvero mole proposta di eventi, e comunque insomma durante il prossimo anno saranno anche rilanciati attraverso altre notizie, comunicati stampa, quindi torneremo magari anche noi a parlare di questa iniziativa. Grazie ancora Massimo. Grazie a voi per l'attenzione. Buona giornata. E prima di salutarci raccogliamo noi stessi questo invito e siamo adesso sulle pagine di Volontà Romagna per rilanciare qualche altro evento. Partiamo da Pulizia Spiagge d'Inverno, l'iniziativa della rete di associazioni Salviamo il Fratino della costa Ravennate e Cervese. I prossimi appuntamenti sono per domenica 21 gennaio dalle ore 9.45 alle 12.30 a Lido di Classe e poi quello successivo domenica 18 febbraio a Lido di Dante dalle 9.45 alle 12.30. Come dicevamo insieme a Massimo, siamo in periodo natalizio, tante davvero le iniziative, allora vediamone alcune. Una goccia per il mondo cerca volontari per confezionare pacchi regalo in cambio di offerte per raccogliere fondi a sostegno dei progetti associativi. Si cercano persone disposte a fare turni presso il Romagna Shopping Valley di Savignano con orario 9.30-19.30, questa è la fascia oraria, poi insomma contattando l'associazione ci si potrà mettere d'accordo per diciamo i principali giorni di festa, quindi già oggi, poi il 17, il 21 e i giorni subito a ridosso del Natale, quindi fino al 24 di dicembre. Vediamo un ultimo appuntamento: giovedì 21 dicembre andrà in scena a Ronta di Cesena il progetto Natale con Bertoli per i 50 anni di Aido. L'evento è organizzato da Aido Intercomunale Savio Rubicone ODV in collaborazione con Aido Provinciale Forlì Cesena ODV e il contributo di Aido Regionale Emilia Romagna. Il programma della giornata prevede alle 17 l'arrivo di Babbo Natale che incontrerà i bambini desiderosi di conoscerlo e poi alle 21 il momento clou, il concerto di Alberto Bertoli. L'obiettivo è proprio quello di amplificare la cultura della donazione e nel contempo sensibilizzare sui corretti stili di vita, sui benefici del trapianto e sulla tematica appunto del dono. E noi con questo evento chiudiamo la puntata di questo sabato, ma vi ricordo, ne abbiamo fatto davvero insieme alla redazione di Volontà Romagna una piccola selezione dei tantissimi eventi e appuntamenti che trovate sul sito del Centro di Servizi per il Volontariato, che vi invitiamo quindi a consultare per approfondire le notizie di cui abbiamo parlato e trovarne anche tante altre di nuove sulle tantissime attività e iniziative messe in campo proprio dalle tante associazioni del nostro territorio. A questo punto io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e vi do l'appuntamento per martedì mattina, sempre qualche minuto dopo le 10, per una nuova puntata di Io ne ho lette cose. Buona giornata. Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi.